Come punto di partenza, come tutti avrete sentito sui giornali, sui media in questi giorni, c'è troppo welfare in questo paese. In questo paese, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna. Le iniziali sono i famosi pigs, che è la parola inglese per dire i maiali. Siamo i maiali d'Europa perché abbiamo troppo debito, o meglio, quello che viene misurato è il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, tra il debito che abbiamo accumulato e la ricchezza che riusciamo a produrre. E abbiamo speso troppo negli ultimi anni, questi stati spendaccioni che hanno buttato soldi per il welfare, adesso bisogna stringere la cinghia. I mercati sono i migliori giudici del fatto che riusciamo effettivamente a stringere la cinghia e quindi lo spread misura quanto siamo bravi a fare i compiti. Questa è la versione ufficiale che ci viene ripetuta come un mantra giorno dopo giorno dalla Troica, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, Commissione Europea. Attenti, perché il primo obiettivo sono le vostre case. Voi non vi rendete conto. Tutti noi abbiamo una casa. In Italia è molto diffusa la proprietà, no? Anche tu, Francesco, ne hai una. Sì? Sto cercando di averla, sì. No, cioè, ce l'hai. Beh, stai finendo di pagare il mutuo. Quando però finisci di pagarla è ma tua. È tu, bravo, quando hai detto ancora, bravo. No? Vedi, Valerio, ha già capito. Anche Max, che è di là dal vetro. Tutti noi abbiamo le case. Molti di noi devono finire di pagare delle rate, eccetera. Ma se domani mattina ti arriva una tassa in più, un IMU più alta, addirittura, va addirittura sulla prima casa, e allora lo stipendio non ti consente di pagare le spese correnti, il supermercato, da mangiare, l'energia, che è sempre più cara, è sempre più cara. Ci hanno messo il gas metano in casa 20 anni fa che costava nulla, dicendo guarda che figata, e adesso è moltiplicato per 20 il prezzo. Riscaldarsi oggi e cucinare costa un'ira di Dio. L'energia elettrica non ne parliamo, gli oneri di sistema eccetera. Quindi tu devi sopperire a queste spese, più dovrai pagare tasse e arriverai al punto di rottura e il mutuo non lo potrai più pagare. O addirittura la casa la dovrai restituire, vendere o anzi, come stanno facendo i cinesi con le nostre attività, svendere, perché ti troverai, perché cercherai di resistere, dici mo cambia, resisto, stai con l'acqua alla gola, quando stai per affogare svendi a un terzo del valore. Valerio, la mia previsione è catastrofica, è da complottista, è da scemo o è verosimile? E poi chiudiamo. Guarda, tu sai che ho scritto un romanzo di fantascienza che si chiama Futura, in cui avevo previsto tutte le cose che stanno succedendo. Quindi è chiaro che uno potrebbe dirvi, sono un complottista. Benissimo, accetto questa critica. Vi faccio solo notare una cosa, una volta compravamo le case, una volta compravamo le automobili, una volta compravamo i beni, cioè in economia eravamo proprietari. Ci vogliono portare, questa è la mia... Certo. Diciamo anticipazione, certo. A un mondo nel quale ci diranno ma perché compri la casa? Ma te la diamo noi, ma te la facciamo in una sorta di leasing finanziario, certo. In cui tu noleggerai la casa. Bravo. E la casa sarà proprietaria. Bravo. Dei grandi beni come BlackRock. Bravo, questo bravo. È io più chiaro di così. Bravo. Non so come parlare. È quello che io sta accadendo già nel software. Il software prima lo compravi era tuo, esatto. E il programma era tuo, ci facevi quello che... Adesso devi noleggiarlo. Ma perché lo allora... devi comprare? Dammi 10 euro al mese. Hai capito? Questo, Valerio, continua, sì, finisci su questo argomento e poi chiudiamo, però questo è il punto, lì vogliono arrivare. La proprietà è tutta delle grandi elite. Tu sei solo un servo che fino a che io ti consento non sei proprietario di niente, non sei proprietario di nulla. Non potrai più permetterti di dire no al lavoro, di dire no all'imposizione, di dire no alla schiavitù. Perché mentre prima lo potevi permetterlo, perché avevi casa tua, cioè avevi l'orto, il giardino e dicevi... Vaffanculo, mi faccio le patate, mi faccio i pomodori, mangio e aspetto un lavoro migliore, aspetto di non essere uno schiavo. Domani non te lo potrai più permettere. Valerio, a chiudere. Scusa Valerio, però, scusa, ho detto qualche cazzata, scusa. No, hai detto quello che c'è scritto nel mio romanzo. Ecco. Quando io parlo della connessione tra cibo ed energia, dico esattamente questo. In borsa stanno accumulando delle ricchezze enormi.
i plurimiliardari, quelli che hanno l'interesse del governo Draghi in Italia e Biden negli Stati Uniti, ma quello che poi comprano con quei proventi si chiamano terreni agricoli, perché i miliardari sanno che la terra, di nuovo Marco Aurelio, la semplicità, la cosa importante è occupare il suolo, non occupare l'etere. Loro occupano l'etere con il virtuale per occupare il suolo, cioè per comprare i beni, le case, i terreni, i campi agricoli, in modo tale che noi nelle future generazioni, se glielo permettiamo, saremo liberi solo di una cosa: di girare come criceti la loro ruota. Quindi quello che è in ballo non è il governo Draghi o il semestre bianco, quello che è in ballo è il diritto democratico del popolo italiano di esistere. Yeah.